parlare da te. Quindi vedete già qua, ovviamente, collegato accanto a me, Sandro Mangione, che rappresenta Valli e Valli, e con lui andiamo un pochino a introdurci a quello che è il mondo della maniglia o dell'impugnatura. Sandro, io ti do intanto il benvenuto. Ti chiedo però, prima di illustrarci questo mondo, di presentarci un po' brevemente la realtà che rappresenti, Valli e Valli. Sì, certamente, intanto ti ringrazio. Dunque, Valli e Valli fa parte, è un'azienda storica, è inserita nel sistema produttivo lombardo da 85 anni. Noi produciamo in realtà in Brianza maniglie d'autore, d'autore perché sono disegnati da architetti famosi, nonché dal nostro design workshop da tantissimo tempo e lavoriamo un materiale che per la maniglia è considerato prezioso, quindi lavoriamo l'ottone principalmente, che permette di forgiare tutte le forme immaginabili. E poi è un prodotto, un supporto che è facilmente colorabile. Detto questo, direi che l'azienda da più o meno 10 anni fa parte del gruppo Assa Abloy. Questo ha dato maggiore consistenza alla nostra, maggiore forza alla nostra offerta nel mondo, perché possiamo raggiungere ovviamente i clienti in qualsiasi parte del mondo, sia direttamente sia tramite appunto le filiali di Assa Abloy, dando un servizio che in realtà nessuno, posso dire, dei nostri concorrenti riesce a dare. È un contesto in continua evoluzione perché presentiamo sempre forme nuove, seguiamo ovviamente il design e quindi anche noi cerchiamo di come dire, riproporre i canoni contemporanei alle nostre maniglie che hanno due principali, diciamo, indirizzi, appunto stili. Uno è più classico, quindi la maniglia Valli principalmente è una maniglia più adatta all'ambiente residenziale, mentre la maniglia Fusital è una maniglia spesso disegnata da architetti, interior designer che essi stessi disegnano, i quali disegnano alberghi e strutture molto importanti, e quindi vede, direi, si colloca benissimo in un ambito di ospitality di lusso. E questo ci permette appunto di essere presenti nelle maggiori strutture, Regis, Four Seasons, Ritz-Carlton, ne forniamo in continuazione dal Giappone agli Stati Uniti, al Canada, quindi perché appunto disponiamo nel nostro portafoglio prodotti di impugnature disegnate da architetti che poi disegnano gli alberghi, gli hotel. Detto questo, direi se possiamo passare alla presentazione vera e propria, vi faccio vedere quelli che sono alcuni tratti caratteristici della nostra azienda che riguardano sia l'aspetto tecnico, quindi perché le nostre impugnature danno un valore aggiunto, sia l'aspetto appunto di design di cui abbiamo brevemente parlato Allora, ti prima. assegno il ruolo di relatore e giustamente ti chiedo di presentarci un pochino quali soluzioni, la maniglia ovviamente la troviamo dappertutto, ma quali soluzioni prettamente vengono utilizzate per questo settore che peraltro vede un'eterogeneità di soggetti interagire con la maniglia. Beh, sicuramente, allora, innanzitutto direi che le nostre impugnature, per quanto riguarda lo spazio alberghiero, coprono tutte le aree. Quindi, sicuramente la porta d'ingresso, dove l'impugnatura viene installata su una serratura elettronica, quindi una serratura che di fatto ha un ruolo di controllo degli accessi, perché permette all'operatore, quindi all'hotel, di sapere chi entra in camera in qualsiasi momento. E poi possono essere installate anche su serrature meccaniche che invece troviamo in altre aree dell'hotel, quindi faccio vedere spazi comuni, sale riunioni, uffici, amministrazioni, oltre che ovviamente porte ingresso. Faccio presente che è importante l'installazione sia su serrature meccaniche che su serrature elettroniche perché permette di avere una unicità, un'omogeneità anche di design in tutta la struttura alberghiera. Direi che sicuramente caratteristica del nostro prodotto è la massima personalizzazione. Noi è vero, disegniamo e produciamo maniglie, però queste maniglie devono essere in qualche modo personalizzate, adattate, e quindi la nostra azienda è in grado di seguire il designer, l'architetto, l'interior designer nel dettaglio. Ci consideriamo un po' come dei sarti. Quindi ogni hotel, in realtà, ogni struttura ha il suo stile e come un abito su misura. E noi seguiamo, insomma, dove possibile, quasi sempre, tutte le richieste
dell'architetto, del designer. Come vi dicevo prima, è importante appunto la possibilità di installare sia su serrature meccaniche sia su serrature elettroniche. Qui abbiamo dei modelli di serrature elettroniche di Incard, sono ovviamente prodotti dal gruppo Assa Abloy, si tratta di una società del gruppo indipendente dalla nostra società con la quale collaboriamo. Assa Abloy Global Solution è leader nel mondo dell'hotelleria, quindi ovviamente tutte le nostre impugnature sono compatibili con di standard Assa Abloy, che però non impedisce che possano essere installate su altri marchi. Quindi noi facciamo, produciamo impugnature per il mondo hospitality, ma non esclusivamente installabili sul mondo Assa Abloy. Ci tengo a precisarlo perché poi in realtà ci sono tante strutture alberghiere che scelgono un'altra serratura e quindi è possibile operare con le nostre impugnature. E, diciamo, vi faccio vedere alcuni esempi, quindi vedete proprio quanto possono essere diversi gli stili, perché chi ha disegnato queste maniglie opera o nasce in zone diverse. Abbiamo Khalid Al-Najjar, che è un architetto degli Emirati, Joe Chang, CCD, è il primo gruppo nell'interior design dell'hospitality in Cina, quindi se voi entrate in un Mandarin, un Rosewood Hotel in Cina, facile che troviate un allestimento camera fatto da Joe Chang, CCD, al quale abbiamo chiesto di disegnare una maniglia. Tra l'altro questa maniglia ha vinto un premio di design lo scorso novembre. Per gli Stati Uniti abbiamo fatto una maniglia con Cetra Rudy, gli alberghi sono un po' più funzionali, quindi anche questa maniglia rispetta questo stile, questa esigenza. Poi abbiamo anche le maniglie che disegniamo noi, no? Le maniglie del Valley Workshop, sono maniglie, se volete, senza tempo, forse più classiche, però che incontrano comunque un gusto, direi, un gusto più comune forse, però sono apprezzate. Poi ovviamente hanno un rapporto qualità-prezzo superiore perché noi non dobbiamo pagare le royalties, quindi scegliere una maniglia Valley comunque comporta anche, se vogliamo, un risparmio. E ci sono altri esempi di impugnature che abbiamo disegnato, sia noi che i nostri collaboratori. Abbiamo vari stili, decorativo, classico, geometrico, minima. Io direi che all'interno della nostra offerta si collano un po' tutti gli stili architettonici, di design, sia all'interno di Fusitel che all'interno di Valley. È solo una questione di scelta. Andiamo avanti, vi faccio vedere, questi sono gli ultimi pezzi perché sono pezzi iconici, sono delle impugnature che hanno disegnato degli architetti molto famosi, direi forse i più famosi della nostra collezione, sono Antonio Cinterio, lo conoscete tutti, Gabo Puschenberg, canadesi, sono notissimi in Nord America, anche in Asia, Steve Leon, che in Asia è un po' considerato come Giorgio Armani. Quindi sono tre impugnature differenti disegnate dalle grandi designer e queste sono li troverete se avete opportunità di viaggiare in Asia, negli Stati Uniti, in tantissimi hotel di lusso. Direi che un altro fattore determinante per il nostro successo è stata la possibilità di offrire tutta una serie, una collezione, cosa vuol dire? Oltre a poter inserire la impugnatura su serrature meccaniche o su serrature elettroniche, quindi sulla porta d'ingresso o sulle varie altre ambienti dell'hotel, noi proponiamo impugnature per gli infissi, quindi per la finestra, maniglioni, l'alzante scorrevole laddove ci fossero dei balconi, maniglia in casso, maniglia per porta, quindi tutto l'hotel può convergere su un solo stile. E questo, quindi, è molto importante avere un'offerta completa, perché ovviamente al designer non piace utilizzare un'impugnatura, per esempio, per la finestra o dei balconi nei resort hotel dove c'è ancora il balcone e una per la porta. Noi abbiamo declinato tutte le nostre impugnature per tutti gli usi all'interno della struttura. E poi vorrei spendere una parola sui vari standard, perché noi, appunto, vi dicevo, lavoriamo in tutti i paesi del mondo, incluso l'Italia ovviamente, però lo standard delle serrature è differente, dell'installazione, quindi direi che il vantaggio di lavorare con un'azienda che opera a livello mondiale è che prevede la possibilità di installare l'impugnatura su serrature di qualsiasi standard. Abbiamo uno standard francese, uno standard, se vogliamo, tedesco, poi uno standard europeo, uno standard USA, questi sono i quattro standard dominanti. E noi abbiamo la possibilità di installare le nostre impugnature su tutte le serrature praticamente del pianeta, quindi questo ci dà la possibilità di lavorare, per esempio, con le insegne alberghiere
dello stesso brand, per esempio Four Seasons o Intercontinental, in tutti i paesi che magari utilizzano però serrature diverse. E direi che un aspetto rilevante del nostro prodotto è che viene sempre installato all'ultimo minuto. Perché? Perché ovviamente quando l'impianto viene ultimato, le porte sono gli ultimi articoli ad essere, quasi sempre sono gli ultimi articoli ad essere installati. Prima entrano i mobili, prima entrano gli impianti installati, quindi i bagni, le docce, dopodiché si montano le porte per rovinarle. Le maniglie sono l'ultimo degli ultimi. Quindi alla fine vengono installate quasi sempre 48 ore prima che l'albergo apra. Per cui noi abbiamo, direi, creato questo sistema, il nome banale Click Clack, è un sistema brevettato che permette un'installazione immediata e a prova di, scusate, a prova di idiota, cioè lo possono fare carpentieri in ogni paese, di ogni cultura, basta seguire uno schema scritto che c'è in ogni scatola ed è molto semplice, quindi abbiamo considerato importante questo aspetto perché poi rientra nei costi di installazione, l'installazione di impugnature può essere rilevante, quindi abbiamo facilitato questa operazione creando un sistema molto molto semplice. Direi che per quanto riguarda il nostro prodotto vorrei spendere una parola anche sugli standard tecnici, perché poi alla fine molti di noi immagino pensano all'impugnatura semplicemente come una leva che apre la serratura e la porta. È vero, è una leva che apre la serratura, per questo viene toccata da mille mani, soprattutto nell'ambito alberghiero. Per questo noi utilizziamo materiali pregiati, materiali che sono considerati il top sia per quanto riguarda le materie prime, sia per quanto riguarda i pigmenti che utilizziamo per colorare e lo spessore del coating vero e proprio. Perché ovviamente una impugnatura continua a essere toccata e quindi che cosa succede? Succede in buona sostanza che se il coating non è appropriato, lo spessore si rimuove, il film si rimuove e insomma risulta come una sbiadita la maniglia, quindi non è piacevole da vedere. E quindi noi abbiamo elevato lo standard nei verniciati da 35 andiamo a 70 micron, standard più alto al mondo. Per quanto riguarda l'acciaio inox, le poche impugnature che facciamo in acciaio inox, usiamo l'inox 316, standard più alto, non il 304. Facciamo test di corrosione in azienda, quindi ogni lotto viene analizzato, vengono campionati alcuni prodotti e vengono sottoposti a una macchina che praticamente simula l'utilizzo in una nebbia salina, e praticamente questa simulazione riproduce l'utilizzo della maniglia per i prossimi 3 anni in un ambiente, diciamo, molto corrosivo. Immaginate di installare una maniglia a Pechino con l'atmosfera che c'è, diciamo che la maniglia perde subito la sua patina di lucido. Ecco, le nostre direi che non lo perdono. In più abbiamo i test di apertura che facciamo sulle nostre molle all'interno dell'impugnatura, almeno devono funzionare 200.000 volte. Tenete conto che in un albergo l'impugnatura, la maniglia viene operata più o meno, si apre la porta una media di 5 volte al giorno, quindi 200.000 volte direi che sono 40.000 giorni. Direi che insomma è un numero considerevole, praticamente durano, sono eterne. Quindi la qualità è molto importante, i materiali sono molto importanti, le finiture. Questo è un tema che può interessare molto ai designer. Quindi noi operiamo con uno standard di 36 finiture a catalogo. Quindi il designer, l'architetto può scegliere la finitura a seconda del proprio gusto. Dopodiché, se all'interno di questo range, portafoglio finiture, non esiste la finitura che è proprio idonea all'impianto che si sta, come dire, disegnando, a questo punto ci manda un color chip e noi la riproduciamo. Quindi 36 sono standard, dopodiché andiamo a fare una finitura custom laddove all'interno del nostro range non ci fosse il colore, il finish che l'architetto e il designer ritiene ideale. Vorrei aprire una piccola parentesi. In questa schermata, non so se la vedete, però ci sono dei colori denominati PVD, quindi Physical Vapor Deposit. Sono delle impugnature che hanno una garanzia di 30 anni. Perché? Perché ovviamente il mondo alberghiero richiede una resistenza superiore al mondo residenziale. Intanto le impugnature
i clienti d'albergo non le trattano come trattano quelli a casa loro. Spesso ci appendono i frequent international traveler, quelli che viaggiano tanto, appendono i portaabiti alla maniglia, si appende il sacco con la biancheria sporca quando il room service viene a ritirare gli indumenti sporchi per lavarti il giorno dopo, quindi la maniglia è sollecitata. Noi quindi sottoponiamo la nostra impugnatura a questo trattamento, physical vapor deposit, di fatto in una macchina viene applicata una soluzione metallica nebulizzata sulla impugnatura e praticamente cambia vera e propria la struttura molecolare della superficie, rendendola durissima. Tenete conto che le punte che il dentista usa per riparare la nostra dentatura sono rivestite di PVD, quindi l'impugnatura diventa molto 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 più solida, quindi antigraffio, e quindi sono garantite 30 anni. Diciamo che siamo ai vertici della nostra industry, nessuno dà garanzie di 30 anni. Andiamo avanti, quindi, ecco, un'altra caratteristica che noi offriamo ai nostri clienti è il BioCoat. Il BioCoat che cos'è? È un trattamento, diciamo, antibatterico che noi applichiamo su tutte le nostre maniglie. Direi che siamo stati obbligati in questi anni un po' difficili per tutti, perché il mercato ci chiedeva continuamente prodotti per disinfettare le maniglie. A questo punto, siccome usavano prodotti alcolici, alla fine questi prodotti rovinavano le nostre maniglie. Tenete conto che il pigmento comunque è una vernice, quindi non bisogna pulirlo con dell'alcol. Ci sono delle soluzioni idonee, però in tanti paesi l'alcol è prodotto più mercato. Quindi abbiamo collaborato con un'azienda inglese, abbiamo creato questo film BioCoat che si applica sulle maniglie, è un vero e proprio prodotto antibatterico, e quindi non c'è più bisogno neanche di lavarle, perché diciamo rende inficia il contatto, inficia la trasmissione di batteri attraverso il contatto con il nostro derma. È stato un successo e il mercato ha molto apprezzato. Continuo, sempre un aspetto tecnico, voi tutti, soprattutto appunto, ho sentito che c'è appunto un architetto che segue hotel in Cina e Dubai, ecco, gli verranno richieste certificazioni, certificazione antifuoco, certificazioni N1906, quindi che praticamente dichiara la compliance con gli standard di qualità europei per quanto riguarda la produzione, e quindi la nostra azienda offre tutte queste certificazioni che stanno diventando obbligatorie in tantissimi paesi, cioè in Asia soprattutto, se non c'è la certificazione antifuoco la maniglia non può essere installata, sempre di più stanno diventando rilevanti, quindi noi ci siamo portati avanti e abbiamo certificato i nostri prodotti in modo da renderli fruibili dai nostri clienti in tutti i paesi del mondo. In Italia non ci siamo ancora arrivati, ma ci arriveremo sicuramente. E vi faccio vedere alcune referenze, non so se sono andato un po' fuori tempo massimo, però mi sembra di essere entrato No, negli 20 no, no, minuti. siamo, siamo. E alcune referenze, ecco, questo è un condo hotel a Brooklyn, Park Slope, questo è un hotel The Shepherd a New York, bellissimo, a Manhattan. Questo è uno street condo, perché abbiamo messo anche gli street condo? Perché in realtà tanti condo in America sono di proprietà di strutture alberghiere, quindi vengono di fatto affittati appartamenti a lungo termine, ma il concetto e i prodotti all'interno sono quelli di un hotel. Anche questo è un condo a Miami, questo è un progetto che abbiamo fatto in Cina, immenso, da di Tower a Milano, Bulgari Hotel a Milano, con la maniglia iconica di Antonio Citterio, Bulgari Resort a Dubai, Ritz-Carlton in Malesia, questi sono gli uffici di Cartier a Ginevra. Direi che ce ne sarebbero molti di più, però insomma non volevo tediarvi, siamo veramente presenti nelle strutture più prestigiose a livello hospitality. Direi che i cinque brand più importanti, da Mandarin, Four Seasons, Ritz-Carlton, St. Regis, Bulgari, forniamo quasi sempre. Poi anche tantissime proprietà individuali. Non è detto che poi una proprietà individuale non possa essere più di lusso o più di alto livello, anzi, di solito lo sono, come potrebbero essere le Chateau, per esempio, o Luxury Hotel of the World, associati in altri network. Comunque anche le proprietà individuali che noi serviamo sono di altissimo livello. Questo Sandro, direi che conclude. Dimmi. ti ringrazio. Voglio però farti un'altra domanda a conclusione del tuo intervento. Al di là di sottolineare aspetti anche
interessanti perché il tema per esempio dell'usura, della pulizia, della manutenzione dell'impugnatura, così come di tanti altri elementi che troviamo all'interno di una struttura alberghiera ricettiva, effettivamente è centrale ed è molto importante. Lo ritroveremo sicuramente anche nel corso di altri spunti e soluzioni che vedremo nel corso di questo pomeriggio. No, la domanda che ti voglio fare è questa: tu ci hai parlato un po' della complessità che c'è dietro il mondo della scelta di un'impugnatura di una maniglia, sia a livello estetico, dove abbiamo percepito, ma soprattutto si percepisce ancora di più guardando il vostro sito, la quantità veramente di soluzioni disponibili e poi queste, la varietà di colori, di finiture che ci sono disponibili. Dall'altro lato, però, anche di difficoltà, magari da un punto di vista tecnico. Ecco, un progettista, affidandosi a voi, come fa ad orientarsi? Che tipo di servizio potete mettere a sua disposizione per aiutarlo in quella che è una scelta? Guarda, è una domanda veramente calzante perché questo fa parte proprio del nostro lavoro. Allora, normalmente il progettista, sia architetto che interior designer, conosce assolutamente bene la parte strutturale o la parte di interiors. Direi che il tema serrature in generale e impugnature è un tema poco noto perché è vero, noi installiamo un product design su una serratura che è un prodotto molto tecnico, peraltro certificato, e quindi noi quello che facciamo è assistere come azienda. Tenete conto che abbiamo una filiale negli Stati Uniti, una filiale a Dubai e poi l'headquarter qua in Brianza. Secondo me siamo molto, molto bravi, devo dire, a supportare. Che cosa vuol dire? Che innanzitutto rispondiamo alle domande tecniche che ci vengono poste molto velocemente, poi con dei rendering spieghiamo come deve essere installato, come la maniglia può essere installata, come la serratura può essere, come la maniglia può essere installata sulla serratura. Ci sono tantissime modalità diverse, anche se le serrature, se vuoi, si riducono a due standard, BSI, lo standard, diciamo, fuori diciamo, in tutto il mondo c'è lo standard BSI, in America c'è lo standard ANSI. In realtà poi però tutto questo dipende anche dalla porta dove si installa la maniglia. Quindi noi ti forniamo sia ovviamente una 3D della maniglia, sia un disegno dove ti spieghiamo, sezionando le varie parti, come la maniglia viene un prospetto, come la maniglia si installa sulla serratura. E quindi in questo modo il progettista è assolutamente facilitato, può capire molto bene in maniera immediata, visiva. Laddove poi ci fossero difficoltà, ti mandiamo anche un video. Quindi direi che è un sistema che permette a tutti di capire come utilizzare il nostro prodotto. Bene, bene, perfetto. Allora ti ringrazio di questo aspetto giustamente centrale anche in una struttura alberghiera dove le maniglie da installare possono essere veramente un numero molto elevato e molto alto, quindi l'opportunità di potersi avvalere del vostro supporto e della vostra collaborazione credo che sia effettivamente centrale. Allora io ringrazio Sandro Mangione per averci introdotto a questo argomento, ringrazio ovviamente anche Valli e Valli.